siamo, cosa facciamo? Ufficio. Agilab è un'azienda che è nata 3-4 anni fa, io sono uno dei co-founder. E siamo specializzati in big data e machine learning, solo esclusivamente questo genere di attività. Abbiamo tutta una serie di stelline, certificazioni, eccetera, eccetera. Quindi Spark, Lightband per tutto il mondo Scala, Cloudera, eccetera, eccetera. Anche H2O? Anche? H2O? No, H2O è una delle tecnologie che usiamo. Noi siamo certificati su quelli della prima riga, su tutto il resto ci lavoriamo, abbiamo fatto progetti, eccetera. E diciamo che trattiamo tutto ciò che è distributed, più o meno ci mastichiamo sopra. Cosa faccio io? Sono il CTO di Agilab, uno dei fondatori. Sono specializzato principalmente su Cassandra e Spark, quindi da un punto di vista di architettura, eccetera, eccetera, e dal punto di vista di sviluppo su Spark. Allora, oggi vi introduco la nostra piattaforma, una piattaforma open source che si chiama Wasp. Vi racconto un attimo la genesi, insomma, da quale esigenza siamo partiti per andare a costruire questa piattaforma. Allora, ci siamo accorti ben presto che il tema Big Data è un tema comunque complesso. In generale il calcolo distribuito è complesso, sia per quanto riguarda lo storage che la parte di processing, eccetera, eccetera. Il landscape delle tecnologie è gigantesco, quindi continuano a nascere database NoSQL, framework di calcolo, batching, streaming, ce n'è per ogni gusto, e orientarsi è assolutamente difficile e bisogna essersi sporcati le mani per comprendere bene i limiti di ogni tecnologia. Sono tecnologie tendenzialmente molto verticali, quindi molto finalizzate a degli use case specifici, e bisogna conoscerli per poter costruire un'architettura sensata. Ed è un mondo dove appunto ci va molta esperienza, altrimenti creando architetture su blueprint che si trovano in internet, eccetera, spesso si fallisce, e là fuori, diciamo in Italia quantomeno, è pieno di aziende con architetture fallate, costruite in un momento storico in cui magari c'era poca conoscenza di base, quindi diciamo è un dato abbastanza di fatto. La curva d'apprendimento, tra le altre cose, è anche molto flat, proprio per il motivo che dicevo prima: ci sono tantissime tecnologie, quindi puoi essere veloce nell'apprendere una tecnologia, ma per riuscire a dominare un ecosistema big data ne devi conoscere tante, con tutti i pro e i contro, e questo ovviamente risulta in tanto tempo necessario. Se facciamo uno step ulteriore, lo streaming, quindi la parte di big data streaming, è ancora più complesso. Ci sono delle tematiche più difficili, perché parliamo di non processi batch, ma di processi che sono long running, quindi con tutto ciò che ne deriva, processi che diciamo, determinano la business continuity delle aziende che utilizzano questo genere di architettura. Cercare spesso e volentieri, per semplificarsi la vita, si cercano delle scappatoie generando degli anti-pattern che poi inficiano la bontà dell'architettura stessa. E ci sono altri generi di tematiche, tipo aggiornare un sistema di streaming è particolarmente complesso, perché è un sistema che non può essere spento, aggiornato diciamo in maniera facile. E la semantica di delivery del dato, quindi parliamo di at least once, exactly once, eccetera, eccetera, sono tematiche estremamente difficili da comprendere e estremamente difficili da mettere in atto. Quindi, a seconda dello use case e dei requirement che abbiamo sulla esattezza del dato, un'architettura di streaming può essere più o meno complessa. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Siamo partiti e abbiamo messo insieme questi needs, abbiamo cercato di, anche per velocizzare il nostro lavoro stesso, che è costruire architetture che bene o male poi girano intorno agli stessi elementi, gli stessi pattern architetturali, abbiamo cercato di costruire una platform, un framework che ci aiutasse a
essere più veloci su, sui progetti e a non commettere determinati errori architetturali. Quello che fa WASP di fatto è una specie di integration layer tra sorgenti dati tipicamente in real time, e una serie di need di business. I need di business sono sempre gli stessi. Voglio avere l'accesso puntuale al dato per fare la mia dashboard, voglio fare l'accesso analitico per attaccare la business intelligence perché gli utenti di business devono accedere col click piuttosto che altro. Voglio essere notificato in real time quando ci sono determinati eventi, voglio poter pubblicare uno stream di dati a, diciamo, un consumatore terzo, piuttosto che applicare degli algoritmi di machine learning all'interno della mia platform. L'architettura che ne è derivata è un insieme di tecnologie. Diciamo, i due componenti principali sono Kafka e Spark Streaming, su cui ruota attorno tutto il meccanismo che poi vedremo. E intorno abbiamo una serie di feature. Quindi abbiamo una parte che noi chiamiamo producer, che sono, diciamo, un layer di system integration, che poi approfondiremo, che serve a mappare le varie data source su Kafka. All'interno, dopo aver ingerito il dato all'interno di Kafka, lì parte tutta la parte di elaborazione, quindi data transformation, streaming analytics, prediction in real time, eccetera, eccetera, fino ad arrivare allo storage del dato. Lo storage del dato in WASP può avvenire in tre maniere, con tre pattern. Quindi possiamo storicizzare il dato raw, quindi tutto ciò che entra lo salviamo su una base dati, lo possiamo indicizzare utilizzando diversi data store, Elasticsearch o Solr, oppure possiamo organizzarlo in logica time series utilizzando dei key value store come Cassandra e HBase. Poi vediamo bene tutti i plugin, però diciamo il concetto è che il data store sostanzialmente è pluggabile, quindi io organizzo la mia pipeline dei dati e poi è solo un problema di configurazione decidere se quello stream di dati va a finire in una modalità raw, in una modalità indexed o in una modalità key value. Poi abbiamo un layer di erogazione che è basato su Docker oppure su una distribuzione Hadoop, e abbiamo una serie di componenti aggiuntivi, quindi una console e una dashboard web in cui si può gestire le configurazioni, si può far partire o stoppare determinati flussi, si possono monitorare i risultati che vengono storicizzati all'interno dell'index database o del time series database, e poi possiamo pubblicare con un'API real time, utilizzando H in questo caso, possiamo pubblicare gli stream di dati che sono stati trasformati e analizzati dalla platform. In più, dentro il framework ci sono una serie di feature che sono out of the box, che sono la log collection, che è un tema particolarmente sentito in ambiente distribuito, quindi quando ho tanti processi, tanti servizi che lavorano in maniera coordinata, poi ho il problema di riunificare tutti i log in un unico punto. WASP, qualunque log venga scritto a livello di programmazione all'interno delle logiche di business, che poi andiamo a vedere come si fa a pluggare, tutti i log che vengono definiti vengono collezionati poi in un unico punto, che è un indexed data store. Quindi tutti i log finiscono dentro o Elastic o Solr, a seconda di cosa avete configurato, e serve poi a fare log mining. Stessa cosa per la telemetria, quindi siccome noi prendiamo un flusso in streaming e lo elaboriamo n volte, poi vediamo come facciamo a elaborarlo n volte,
abbiamo un meccanismo embedded per prendere i tempi di latenza e di throughput ad ogni step di trasformazione. Questa per noi si chiama telemetria, anche questa viene convogliata in un index database in cui si può monitorare tutti gli step del processo. Poi abbiamo un meccanismo di push notification, quindi è possibile inserire delle regole sugli stream e allo scattare della regola, al verificarsi della regola, si può mandare una notifica secondo varie modalità, web service, mail, Instagram, Telegram, eccetera, eccetera. E abbiamo un model server che serve a fare la parte di machine learning, quindi quando facciamo il training di modelli di machine learning abbiamo un database sostanzialmente dove i modelli vengono versionati, pubblicati e i vari stream possono attingere da questo database dei modelli trainati per fare inferenze. Adesso ci arriviamo in una slide che è molto esplicativa. Tutto questo si appoggia su un'infrastruttura che è clustered a tutti i livelli, quindi sia a livello di infrastruttura, se ci appoggiamo su Cloudera, Hortonworks, che sono delle distribuzioni Hadoop, oppure possiamo andare in plain Docker con Swarm o Kubernetes. A livello applicativo, Wasp, tutta la parte di coordinazione, di definizione delle logiche applicative, eccetera, è fatta in H cluster, quindi possiamo multistanziare su un cluster Wasp e farlo agire come un unico ente acquisendo fault tolerance, e poi Spark, che adesso non so quanto siete opinionati sul tema, comunque è un framework di processamento dati distribuito che è nativamente resilient, distribuito, eccetera, eccetera. Quindi a tutti i livelli architetturali gestiamo un'architettura di cluster. Veniamo a quella che è veramente l'architettura. Allora, K più Lambda. Voi sapete cos'è una Lambda architecture o una K architecture più o meno? No? Allora, Lambda architecture è quando di un flusso streaming, viene splittato in due flussi, uno che va ad alimentare un dato raw e uno che invece è il vero dato di business. Il dato raw va a creare uno storico, questo storico viene mergiato con l'altro flusso streaming. Questo che cosa mi dà l'opportunità di fare? Mi dà l'opportunità di valutare degli eventi che stanno arrivando in questo momento rispetto ad una storia di eventi. Per esempio, anomaly detection, io devo raccogliere tutta la mia storia degli eventi, trainare un modello e sulla base di questo modello andare a classificare i dati che mi stanno entrando in questo momento per capire se sono delle anomalie oppure no. Quindi Lambda architecture è quando si mixano, si chiama un fast layer e uno slow layer, quindi slow è un processo batch che calcola qualche metrica, una qualche aggregazione, e questo processo slow viene infilato dentro il processo fast, che invece è quello che tratta il dato in real time. La K architecture invece è una cosa un po' diversa, ed è questa parte qua, cioè prevede il fatto che K-Architecture è puro streaming, quindi non esiste una parte batch, una parte slow, e prevede il fatto che si usi Kafka o comunque un bus per disaccoppiare diversi processi di data transformation. Wasp mette insieme queste due cose perché si possono fare entrambi i percorsi. Quindi i miei dati entrano nel sistema, il mio entry point è Kafka. Poi ho due modalità di Spark Streaming, una che è Data Transformation, che non fa altro che trasformare il dato, eventualmente mixarlo con dei dati che arrivano in modalità batch, vedi per esempio un modello di machine learning, e ripubblicare il nuovo stream di nuovo su Kafka. Io di queste iterazioni ne posso fare n, ok?
quindi posso concatenare diversi flussi di trasformazione per andare a costruire una pipeline di data transformation. Qual è il punto nel fare tutti questi passaggi piuttosto che scrivere un'unica data transformation che faccia tutto? Il punto è che ogni volta che ripubblico su Kafka, io lo faccio su dei topic diversi, quindi ad ogni step di elaborazione io poi posso consumare in maniera indipendente quel dato trasformato a diversi livelli, quindi acquisisco molta flessibilità. Dopo vi faccio un esempio che chiarisce bene come funziona. E poi invece c'è una parte di stream processing, quindi dopo che ho, che ne so, arricchito il mio dataset, trasformato, fatto la join con qualche altro dataset statico, eccetera, passo per un ultimo layer, che è questo event stream processing, che applica le ultime logiche necessarie e delivera il dato su uno store che noi chiamiamo result store, dove la corsa del dato si ferma. Quindi una volta che io il dato lo vado a salvare su uno storage, lo streaming è finito. Quindi tratto il dato in streaming con questo layer, quando ho finito con tutte le mie data transformation vado e scelgo uno dei result store. Quello che vi dicevo, possiamo avere tre tipologie di result store: uno indexed, uno key value e uno raw. Su quello raw è possibile agganciare lo slow layer della Lambda architecture, quindi posso fare training, posso costruire dei KPI in maniera batch, eccetera, eccetera. E poi infine posso fare un'ultima pubblicazione su Kafka, dove un ente terzo si può sottoscrivere e consumare il mio dato elaborato. Quindi, che ne so, devo fare il feed in real time di una dashboard dove ci sono allarmistiche, eccetera, eccetera. Io mi arrivano i dati, li elaboro, determino quali sono gli eventi significativi, gli eventi li vengono pubblicati su Kafka e una qualunque applicazione di alerting, di dashboarding, eccetera, si può sottoscrivere e consumare questo flusso dati. Quindi diventa una, io la chiamo API real time, un API di streaming. Okay. I pattern di utilizzo che possiamo andare a, diciamo, soddisfare con questa architettura sono tantissimi, perché possiamo salvare il dato raw su cui si attacca tipicamente business intelligence, export massivi di file, eccetera, eccetera. Con la parte index e key value possiamo soddisfare tutto quello che è il consumo OLTP, quindi il consumo online del dato. Quindi tipicamente API REST, applicazioni web, mobile, dashboard, eccetera, eccetera. E poi c'è la parte vera di real time, dove produci log, alert di ogni genere sorta. Fermatevi, questo componente qua è il model server che vi dicevo prima. Quindi tipicamente un dato raw può essere scritto su PDFS. Il dato raw poi viene consumato da un processo batch che addestra un modello di machine learning e lo inietta nel contesto di streaming. Quindi io costruisco un classificatore, poi man mano che arrivano gli eventi li classifico direttamente sullo streaming. Andando all'architettura più architettura software, un'architettura plugin, vi ho già detto delle diverse tipologie di data store. In questo momento supportiamo come key value, HBase e Cassandra, come index store Solar ed Elastic e come raw store HDFS S3. Come vedete non ci sono database relazionali. ovviamente è una soluzione che targetizza il mondo big data con un'infrastruttura big data sotto, eccetera. Nella parte dei producer, quella che fa da data integration, quindi che fa la vera ingestion rispetto alle data source, abbiamo due opzioni. Abbiamo dei producer che si programmano in maniera applicativa con Camel e poi invece dei producer con Knifey,
che è un framework, un prodotto che serve a fare data ingestion, streaming, tutto con i blocchetti, con gli user interface, trashing, insomma una roba molto carina. Possiamo utilizzare anche Wi-Fi. Ecco, non vi ho detto, vediamo se c'è una slide dopo, sì. Non vi ho detto una cosa importante. Vabbè, bella tutta questa architettura, ma dov'è che metto il mio codice? Quindi le mie logiche di trasformazione, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo un sistema di injection, quindi noi chiamiamo strategy, ed è possibile inserire dei moduli di strategy all'interno di Spark Streaming, in questo punto qua. Spark Streaming è H, si può scegliere il modello di computazione in streaming. Spark Streaming è adatto per flussi ad alto throughput, lavora a micro batch, quindi alcuni scenari particolari in cui bisogna ragionare event per event non sono particolarmente adatti per Spark Streaming. Abbiamo HStreams invece per ragionare event per event. HStreams però non gestisce la fault tolerance, eccetera. Quindi ci sono due facce della stessa medaglia che permettono di fare stream computing, uno più reliable e più adatto a throughput massivi, l'altro più adatto a fare programmazione event per event. Comunque, tornando a noi, la strategy la puoi inserire qui, la puoi inserire qui e la puoi inserire nei processi batch. La cosa bella è che chi programma la strategy non si preoccupa minimamente né di leggere i dati da Kafka né di dove verranno scritti. Non c'è assolutamente nessun bisogno di conoscere le API del sistema target, perché tipicamente noi cosa succede? Che devi scrivere su Solar, bene, ti devi portare dentro lo Spark Connector per Solar, imparare le API con cui si scrive su Solar, e a quel punto poi rimappi il tuo stream di dati su quell'API. Questa cosa qui, questo livello di astrazione te lo dà WASP. Quindi noi abbiamo già una serie di plugin che ti astraggono dalla data source. Quindi tu hai un flusso dati, lo trasformi e metti in output un flusso dati. Dove andrà a finire quel flusso dati è solo un problema di configurazione. Okay? Quindi le logiche di trasformazione vengono messe su questi tre livelli. Andiamo a vedere invece la configurazione di tutto questo. La configurazione per noi si chiama pipe graph, quindi riprende il nome di pipeline, ma possiamo creare dei grafi aciclici di elaborazione. Perché avendo Kafka come message bus, che è un publish subscribe, possiamo scodare in maniera indipendente lo stesso flusso da n processi, quindi andando a creare dei grafi di elaborazione. La sintassi è questa, è un JSON molto semplice dove vado a definire tutte le mie entità, le mie unità elaborative. La prima unità elaborativa ha due input, uno è un topic di Kafka e l'altro è un HDFS, quindi una è una sorgente di streaming e l'altra è una sorgente batch, che verranno poi mixate all'interno della tua logica elaborativa. E l'output è un topic, quindi qua gli sto dicendo prendi una data source da HDFS, prendi un topic da Kafka, poi sarai tu programmatore a mettere la logica con cui le joini, con cui le trasformi, eccetera, ma l'output andrà su un topic Kafka. Secondo step, l'input è un topic Kafka, che guarda caso il topic che abbiamo messo in output nel passaggio precedente, e l'output è un HDFS. Quindi sto dicendo, tu non ti preoccupare, qui la logica tra il topic e HDFS te la metto io, ma tu il dato me lo deliveri là. Ok? Quindi tutti questi rigiri, quindi il dato entra, va qua, viene pubblicato di qua, va qua, viene pubblicato, poi entra questo qui, è tutto un pipe graph. Quindi un unico JSON di configurazione in cui si definisce il flusso dati, banalmente. Facciamo un esempio pratico,
Allora, l'altra cosa che succede sempre è che poi i requisiti di business cambiano, no? Parti per dover fare una cosa, poi ne devi fare un'altra. Con Wasp questa cosa è abbastanza semplice. Quindi io parto, mi dicono, ah, prendi il flusso tal dei tali, joinalo con questa base dati, questa anagrafica, e scrivimi il risultato su HDFS. Va bene, perfetto. Qui mi metto la mia logica di trasformazione e vado su HDFS. Poi ad un certo punto mi dicono, sì, però io voglio fare anche delle search su questi dati qua. Su HDFS le search non esistono. Quindi mi devo inventare un modo per indicizzare questo flusso dati. La prima cosa che fa uno sviluppatore è questa, ed è totalmente errata. Questo è un anti-pattern. Quindi da uno stesso flusso di streaming andare a scrivere su due data store non va bene, perché in un flusso streaming che è long running e che non può essere interrotto, che cosa succede se uno dei due data store è giù per manutenzione o per qualunque altro motivo? A quel punto non sai più se andare avanti e scrivere solo su uno, sul data store che risponde, quindi poi ti si disallineano i dati, oppure rimanere fermo e non poter fare più niente. Scusa, e giù non è tutto clusterizzato eccetera eccetera, magari però metti che cluster. Il cluster Elasticsearch è andato giù tutto il cluster? Oppure metti che devi fare un upgrade di versione, devi aggiornare il sistema, devi fare manutenzione, shit happens, può succedere. Ma quello che fa il cluster, perché sì, però mi ha detto che ne so, magari l'HDFS sta su ed Elastic appunto vuoi aggiornare, vuoi, e tu hai, cioè, che ne so, HDFS di... però a volte succede che qualcuno nel cluster produce file troppo piccoli, ad un certo punto satura la memoria del name node, che è quello che tiene la topologia di tutti i file, e HDFS smette di rispondere. Può succedere, però non posso mica fermare tutta la mia pipeline perché uno degli n sistemi con cui sto lavorando si ferma, no? In generale succede. Quindi questo è un anti-pattern. Come lo facciamo in Wasp? Si fa così. Si riconfigura, quindi tolgo l'output da HDFS, gli dico che l'output adesso va su un altro topic, aggiungo un blocchetto elaborativo che non fa niente, non fa nessuna business logic, che salva su HDFS, e poi ne aggiungo un altro che scoda dal topic in maniera indipendente, che va a salvare su Elastic. In questa maniera qua, se Elastic è giù, tanto questo processo continua ad andare avanti e non si ferma assolutamente niente. Kafka bufferizza, quindi può avere una retention anche di settimane, mi dà tutto il tempo di ripristinare il mio cluster Elasticsearch, fare l'upgrade di versione, fare quello che ti pare, ritirarlo su, e a questo punto lui ripartirà a processare da dove era arrivato, andando a riallineare i dati rispetto a quelli che hai dentro l'HDFS. Chiaramente non è un sistema consistente, è un sistema che è eventually consistent, però ti garantisce business continuity, ti permette di fare maintenance, ti permette di operare a cuore aperto su un sistema che, essendo streaming, non si può mai fermare. Queste operazioni qua, quindi rimuovo questo, pubblico di qua, e aggiungo questi due blocchi che non hanno nessuna logica, perché la mia logica era qua, io lo faccio senza scrivere una riga di codice. Quindi vado nel pipegraph, definisco un nuovo blocchetto che prende da lì e scrive di là, e non scrivo una riga di codice. Quindi il mio requisito di business è cambiato e io gli riesco ad andare dietro in maniera abbastanza flessibile. Scusami, se vado giù Kafka? Cosa? Se va giù... Ah, se va giù Kafka si fa no. Diciamo che Kafka è, diciamo, il backbone di questo sistema. Quindi, se va giù Kafka è come se ti si... Adesso non mi rispondete che tanto è in cluster, perché sennò vi scherzo. No, può succedere. Però se va giù Kafka, i dati nel tuo sistema non entrano. Quindi dipende anche che cosa fa quello che ti sta sparando dentro. Se va giù Kafka,
dati non entrano, quindi quello magari si ferma di streamarti i dati, eccetera. Una volta che i dati sono entrati, tu non hai nessun tipo di back pressure sul produttore dei dati. Quindi se ti si ferma qualcosa dentro, te la devi gestire da tu, non puoi dire ferma che mi sono rotto. Se si rompe Kafka, invece, il producer becca delle eccezioni, quindi non può più scrivere, quantomeno. Poi comunque è un problema, sicuramente. Sì, nel caso della sensoristica in effetti è un problema perché ci è capitato e i sensori continuano a inviare, quindi anche quell'aspetto del layer di edge tipo Kafka, se capire come intervenire a caldo e come bilanciarlo è un tema. Sì, sicuramente, cioè, non risolve tutti i problemi, ma quantomeno ti permette di essere. Sulla tua parte di infrastruttura ci puoi lavorare, puoi fare l'aggiornamento del software. Se io voglio stoppare questo e mettergli della business logic, lo posso fare a caldo perché stoppo, questo bufferizza, uploado la nuova classe per fare qualche cavolo di elaborazione, la rifaccio partire e da quel momento c'ho la nuova versione del software. In un sistema di streaming un bel valore. Quindi poi ci chiedono ulteriormente di aggiungere degli alert in real time perché vogliono essere notificati, non gli basta più fare le search, ma vogliono essere notificati in maniera proattiva quando si verifica qualche evento. E quindi cosa posso fare? Aggiungo un nuovo componente che non inficia minimamente la parte esistente, quindi lavoro in aggiunta che scoda anche lui il flusso in maniera indipendente. Qui avrò la mia logica di alert generation, pubblico su un topic e poi vado a salvare su un data store. Facendo in questa maniera, qui per esempio voglio mandarli via mail, per esempio questi alert, mi disaccoppio e mando gli alert via mail. In questo passaggio qua, invece, qui dobbiamo mettere del codice. Quindi sarà una classe che estende una nostra classe base, che si può caricare in maniera runtime. Quindi abbiamo un meccanismo di class loading, che ti permette di iniettare delle classi di business logic dentro il sistema. Ultima parte, la parte dei producer. Quindi questa parte qua, fino a 6 mesi fa, diciamo, era abbastanza light, nel senso usavamo Camel per fare service integration e basta. Adesso abbiamo aggiunto, quindi continuiamo a usare Camel nei casi in cui l'integrazione sia molto semplice, debba avere requisiti di performance di un certo tipo, eccetera, eccetera, ma possiamo fare altre due cose. Possiamo esporre un REST proxy sui topic. Abbiamo integrato uno strumento che si chiama REST proxy, che è di Confluent, che di fatto ti mappa un topic che ha un suo schema intrinseco su un'API e lo fa in maniera automatica. Quindi tu definisci lo schema del topic, automaticamente ti viene esposta un'API, per cui se il JSON che ti sparano non è compliant con lo schema, non passa. Quindi ti fa lui il controllo di coerenza rispetto a quello che è lo schema che tu hai definito all'interno di Kafka. E poi stiamo aggredendo il mondo, diciamo, dell'edge computing, quindi Industry 4.0, black box, eccetera, eccetera, utilizzando NiFi. Ok? Come funziona NiFi? Allora, NiFi è uno strumento interessante perché ha un suo protocollo di comunicazione, site to site, quindi che ti permette di spostare il dato non solo nella tua subnet, ma all'interno di reti diverse. E ha una versione minificata di NiFi, quindi una versione molto leggera che può girare on the edge, quindi device con capability ridotte o molto limitate,
ed è la cosa perfetta per girare su un device di mobilità oppure su linee di produzione all'interno di stabilimenti dove di solito ci sono dei PC industriali con 2 core, 1 giga di RAM, una roba del genere. E possiamo costruire una topologia, quindi possiamo creare una topologia a diversi livelli in cui il dato viene raccolto sul device, quindi non è più qualcuno che ce lo spedisce, siamo noi che lo andiamo a raccogliere sul device, lo veicoliamo all'interno di una topologia fino a portarlo all'enterprise tier dove c'è il cluster con Cloudera, eccetera, eccetera. Questa cosa qui, questa cosa qui come la facciamo? Questo è un componente di WASP che si chiama Fog Controller, che è l'unico componente che si aggancia alla topologia NiFi. NiFi è un sistema distribuito che ha il suo meccanismo di clustering, eccetera. Noi abbiamo costruito un wrapper che ci permette di pilotare NiFi e ci permette di mappare la topologia. Quindi attraverso questa parte, che è il control layer, sono una serie di processori che abbiamo sviluppato noi, da qui possiamo dire a questo di fare determinate cose. Per esempio, torno sempre lì a predictive maintenance, voglio addestrare un modello che viene deployato sulla linea di produzione per accorgermi quando il mandrino sta in difficoltà e potrebbe rompersi a breve. Io addestro un modello a livello centralizzato, quindi a livello enterprise all'interno di WASP, e poi tramite il fog controller posso andare a targetizzare una linea di produzione e dirgli: questo modello qua adesso me lo deploy qua. Il modello viene serializzato, passa attraverso il site-to-site protocol di NiFi e viene caricato con del class loading direttamente on the edge. E da qui poi c'è la pipeline di data processing, in cui farò la mia prediction, il dato diciamo può essere elaborato lì localmente oppure può essere spostato ai vari livelli fino ad entrare dentro la parte di WASP che sta sotto Kafka. E questa è l'ultima parte che abbiamo sviluppato e ci permette, diciamo, sul control plane possiamo veicolare modelli di machine learning o classi di business logic se bisogna fare solo della data transformation, e poi possiamo triggerare lo start e lo stop dei componenti NiFi direttamente on the edge a livello centrale. E basta, questo è tutto. Se avete domande. Cosa NiFi rispetto a QGT? Che a quanto ho capito deve conoscere la topologia di dispositivi collegati per poter andare ad acquisire i dati, mentre MQTT, per mia esperienza, cioè se il dispositivo si accende e comincia a inviare i dati si registra come publisher, quindi ha una, diciamo, una gestione dinamica dei dispositivi senza che il broker sia consapevole dell'esistenza del dispositivo. Che vantaggi ha NiFi rispetto a MQTT? Allora, questa cosa qui è da pensare in un contesto industriale, nel senso che MQTT di solito streama il dato, no? dal device a un qualche agente. Noi, per esempio, in NiFi qua ci sottoscriviamo al flusso MQTT e poi da lì però entriamo in possesso noi del dato e ci occupiamo noi della delivery del dato, che è una delivery con persistenza, quindi è un exactly once delivery. Ogni blocchetto di NiFi, ogni volta che sposti il dato in NiFi, c'è un write ahead log che ti garantisce la persistenza del dato, di non perdere messaggi, e poi il dato viene effettivamente spostato al blocchetto successivo. E poi in un ambiente enterprise queste site-to-site communication richiedono di aprire delle porte tra siti geografici diversi. Immaginiamo proprio un'industria, no? Stiamo facendo diciamo dei POC in giro, dove hai la sede centrale, il plant e poi le linee industriali all'interno del plant. Tra plant e livello enterprise c'è
connettività limitata, connettività che salta, distanze geografiche enorme, quindi hai bisogno di un protocollo di streaming che sia reliable, sostanzialmente. Quindi come l'abbiamo approcciata è il device stream MQTT, Nifi ha un connettore per MQTT, da quel momento in poi ci gestiamo noi la delivery del dato. Però in questo contesto qua, industriale, la topologia è definita, non è che saltano fuori linee di produzione ogni due secondi. Cioè. No, ma ci sono dispositivi che se accendono si spengono a situazioni che vengono, che sono dinamiche, cioè configurazioni molto molto variabili. Mm-hmm. Però all'interno di un plant tu hai 10 linee con i tuoi PLC e gli SCADA all'interno della linea, esatto. E quelli stanno attivi H24, non è che accendono, spengono. In realtà sì, abbiamo così anche, Non è un contesto che abbiamo. Aspetta, non ho capito il tuo dubbio. Il tuo dubbio è che se si spegne uno di queste linee... No, il mio dubbio è loro si registrano come subscriber per qualsiasi topic che viene prodotto via MQTT o si sottoscrivono solo ad alcuni topic che sono legati ai vari dispositivi registrati. Questo è quello che ci sottoscriviamo al dispositivo qui, locale, cioè... Sulla linea di produzione c'è lo SCADA, okay, che fa uscire il dato in MQTT, sì. Noi siamo sullo stesso gateway, scodiamo MQTT in localhost praticamente, sì. Cioè lo usiamo solo come meccanismo di delivery, da quel momento in poi però diciamo MQTT non lo guardiamo più. Quello. Però ti dicevo che la topologia, questa topologia qui, una volta che l'hai configurata nello stabilimento, rimane tutto sommato quella, almeno per un bel periodo. Ci sono probabilmente altri contesti in cui invece no, ti pop-appano dispositivi di vario genere, ma non li stiamo targetizzando. In questo momento stiamo targetizzando l'Industry 4.0 e Fleet Management, dove è un altro caso. Un device potrebbe essere anche su sistemi di mobilità, vedevo il camioncino, no? Sì, sì. Un device si suppone che ci siano delle board, non hai il gateway infrastrutturato in una plant, hai magari una micro board, quindi un sistema operativo Wi-Fi minificato, dove però ti viene gestito da Nifi la reliability, cioè non hai connessione, bufferizzo, appena c'hai connessione inizio a streamare, eccetera, eccetera, puoi accorpare i dati, cioè puoi fare delle cose tu, no? A prescindere da quello che c'è nel firmware del device, che è un bel grado di libertà. Sì, c'è curiosità su tutta l'infrastruttura, siete arrivati piano piano perché avete cominciato a deployare da gente ricorrevano i pattern di implementazione, immagino. Sì, siamo partiti tre anni fa con l'idea di costruire qualcosa per l'IoT, quando diciamo il mercato non era ancora particolarmente vivo secondo me. E man mano che facevamo esperienze sui progetti, poi noi siamo diciamo, dei sistemi integrator, no? Quindi andiamo dai clienti a fare progetti, eccetera. E man mano che andiamo dai clienti a fare progetti, capivamo come funzionano i vari domini, eccetera, e abbiamo sempre cercato di mettere a fattor comune. Abbiamo fatto anche in altri contesti, tipo abbiamo fatto un framework di data quality, sempre nel mondo Hadoop, perché è tabula rasa in quel mondo lì. Quindi ogni progetto, ogni applicativo all'interno della propria logica si deve fare tutto il processo di data quality. Non ha senso. Quindi abbiamo capito questo pattern e abbiamo iniziato a fare il framework di data quality. E questo più o meno uguale. Diciamo, tutti i progetti di streaming, analytics che abbiamo approcciato, poi c'era sempre lo stesso problema. E cosa succede se quello storage non ti risponde, cosa fai con lo streaming, eccetera, eccetera. Ah, ecco, forse una cosa che non ho detto, a proposito di questo, no? Cioè dell'anti-pattern, in WASP non lo puoi proprio fare, diciamo da un blocchetto elaborativo di connettere due output. Nella configurazione del pipegraph tu hai un solo output disponibile, quindi non c'è pericolo di creare queste situazioni. L'unico modo per cui ne vieni fuori è fare la ripubblicazione e
Sì, comunque è 3 anni e passa che ci lavoriamo sopra, a fasi alterne e tutto. Adesso ci stiamo lavorando in maniera pesante, perché stiamo costruendo un'infrastruttura IoT per un'assicurazione, e quindi ovviamente tutto basato su WASP, però questo ci darà sicuramente modo di espandere funzionalità, eccetera, eccetera. Per un'assicurazione tipo assicurazione auto? Assicurazione auto, sì, perché... Quindi hanno i dispositivi sulle black box, cioè il tema di ingerire i dati dalle black box, calcolare i chilometri percorsi da ogni guidatore, behavioral, quindi capire se sei un guidatore pericoloso o meno, eccetera, eccetera. Tutta questa cosa qui viene fatta parte in streaming, parte batch, però si mischiano tutti questi elementi. A proposito di questo, puoi spendere 2 parole su parte di machine learning, cioè sì. Per esempio questo caso qua del black box nelle macchine, eccetera, e vi arrivano i dati, dopodiché c'è un esperto, immagino, del settore che decide tu sei un bravo guidatore oppure no, cioè devi guardare i dati perché devi sapere qual è il pattern che dice sei un bravo guidatore e qual è il pattern che dice sei un pessimo guidatore. Quello sì, dopodiché fate il training dell'engine e poi questo engine qua ce l'avete già dentro WASP, quindi praticamente voi avete scelto un engine di machine learning. Sì, che è Spark. Ok. Dentro quindi... Spark c'è una libreria che si chiama Spark ML. Ok. Quindi noi tra questi modelli qua sono portabili, no? Facciamo il training con Spark. Creiamo il modello e lo iniettiamo nel contesto di Spark Streaming, quindi il modello è costruito con la stessa libreria. Ma questa cosa di iniezione è fatta a deploy time? Come funziona? Allora, viene fatta a start time del pipe graph, quindi quando viene lanciato un pipe graph nella configurazione tu puoi scrivere che modello vuoi usare tra quelli disponibili nel model server. Fai partire il pipe graph, viene caricato il modello e poi appena iniziano ad arrivare i dati lui inizia a fare inferenza. Il fatto di disaccoppiare con Kafka subito ci permette di fare tutte queste cose qua, nel senso io voglio deployare nuove business logic, voglio modificare la configurazione eccetera, io spengo tutto, i dati continuano ad arrivare, faccio le mie modifiche, cambio la configurazione, ritiro su e riparte a scodare, quindi senza perdere dati. Dal lato del produttore non sto dando di servizio, sto continuando a ingerire i dati e sono completamente... Quindi poi i risultati dell'analisi della parte di machine learning finiscono poi di nuovo su Kafka, su un topic Kafka, o su un topic o su uno che store. Poi esce, sì, l'ultimo blocchetto. Tipo sulle black box il caso classico è il crash detection. Quindi su una serie di pattern di accelerazione della macchina eccetera bisogna riconoscere che c'è stato un incidente, e questo lo puoi addestrare perché la centrale rischi c'ha il database degli incidenti, quando sono successi eccetera, quindi puoi incrociare i tuoi dati con gli incidenti e costruire un modello che faccia inferenza. Scusami, anche qui per curiosità, che sono veramente a zero su questa cosa qua. Tutta questa cosa qua è manuale, cioè umanamente manuale, in quello che voglio dire, cioè l'incrocio dei dati, capire quanto uno deve esattamente decelerare. Per... Ci va uno che questa roba le ha viste, eccetera, e dice ok, quando vediamo questo e questo e questo... Sui crash no, perché tu hai la label del crash, cioè tu sai quando il crash è avvenuto, quando è stato... Questo sul dato storico però. Il training si fa sempre sul dato storico. Sì, sì. Tu addestri un modello che è abituato a incrociare certi dati di accelerazione, velocità, eccetera, con una label che è crash oppure no crash. Una volta che hai trainato questo modello sullo storico, quando ti arriva il dato in real time, applichi il modello in continuo e se il modello riconosce che c'è un pattern... Se il match è con questo... Poi ci sono anche regole, eccetera, cioè molto dello screening iniziale viene fatto con delle regole
Infatti, se l'accelerazione sale sopra X, allora inizio a valutare se effettivamente c'è un crash oppure no, altrimenti sto a valutare tutti i campioni quando la macchina è ferma. No? Cioè, no, certo, c'è certo. Una parte di regole e poi c'è una parte di machine learning. E il training fatto su cluster di GPU? No. Okay. In questo momento qua no, nel senso che dentro Spark non sono disponibili librerie di deep learning, almeno non enterprise ready. Quindi diciamo i training vengono fatti sul cluster Cloudera, quindi comunque con una potenza computazionale grossa, ma non utilizza GPU. Anche perché i cluster Cloudera tipicamente non hanno la GPU. Volendo, uno potrebbe farsi il training di un modello a parte, per cavoli suoi, su GPU, eccetera, e poi diciamo, il meccanismo per iniettarlo è semplice, nel senso che abbiamo un MongoDB dove vengono salvati tutti i modelli serializzati, quindi tu volendo, se lo vuoi fare fuori pipeline, te lo traini, lo butti dentro MongoDB e a quel punto è visibile da tutti gli strumenti. È chiaro che se fai un modello in TensorFlow, ma in Spark Streaming non hai TensorFlow, non funziona. Però, che ne so, c'è Deep Learning 4J, per esempio, che è compatibile con Spark, volendo ti potresti fare il training di una rete neurale su GPU, addestri il modello, lo metti dentro e poi fai la prediction su CPU direttamente in streaming. E questo si può fare dentro WASP, nel senso che puoi uploadare un modello diverso da Spark ML che usa altre librerie. Sì, sì, alla fine il modello è un oggetto Java serializzato. Il modello di machine learning alla fine della fiera è un oggetto serializzato. Ti devi portare dentro la dipendenza di Deep Learning 4J, però a quel punto puoi fare inferenze. Puoi aggiungere delle librerie on top di quelle che ci sono già nel frame. Al netto che non spacchi il classpath, eccetera, eccetera. Non spaccare il classpath. No, ma certo. Non facciamo shading. Quindi. Curiosità, dove deployate? In che senso? Nel senso deployate on-premises, in cloud, su Kubernetes. On-premise, quasi tutte le architetture Hadoop sono su Kubernetes. Adesso purtroppo l'utilizzo del virtuale si sta incrementando, ma questo alle architetture Big Data crea parecchio problemi perché sono IO intensive e quindi le macchine virtuali vanno bene, fanno fatica. Quindi tendenzialmente deployiamo on-premise su cluster esistenti. La parte di dockerizzazione, Kubernetes eccetera la usiamo principalmente noi per avere un ambiente di dev che sia un po' più veloce, un po' più snello, e che lo darà un po' più pesantuccio. Ok. E la backtrash come viene gestita dal modulo di interface in Kafka? No, cioè viene serializzato? Non c'è? No, non esiste nessun tipo di backtrash, perché Kafka disaccoppia per definizione. Quindi volendo qui con HStreams nell'ambito del singolo blocchetto elaborativo puoi usare la backtrash, ma diciamo, se sei disaccoppiato prima, se sei disaccoppiato dopo, la backpressure non ha molto senso, diciamo. Ci sono dei punti di debolezza in questa architettura? Tipo, sul cluster si ferma tutto. No, per esempio sto pensando alla parte di raw dati con interfaccia con l'esterno, quindi business intelligence e file export. Immagino che sia il modo di interfacciarsi con i sistemi esistenti. Tendenzialmente qui file export diciamo, job batch, per la parte di esposizione verso la BI lì ti aiuta Cloudera, perché diciamo i file raw su HDFS possono essere mappati su degli strumenti che sono Hive e Impala, che espongono JDBC o DBC. Quindi tu costruisci queste tabelle con schema on read sui file, esponi le tabelle via JDBC e a quel punto
con qualunque tool di BI si può connettere e fare data exploration. Hive vivamente sconsigliato, Cloudera un po', impala un po' meglio. Poi ci sono altri meccanismi a contorno che si possono mettere in piedi, però noi ci fermiamo qua. Però se ti appoggi ad una distribuzione Hadoop, il connettore per la BI ce l'hai praticamente gratis. Cioè, su questo noi stiamo facendo molta fatica, perché una volta che i dati arrivano, esatto, infatti li chiamiamo, perché una volta che i dati arrivano su Hadoop, su Hive, o quant'altro, poi connetterci dei tool di BI a una serie di contro. Mm-hmm. Performance, parallelismo, concorrenti e concorrenza, quindi enormi, ci sono funzioni. Ma scusa Paolo, il lato vista, no? Sì, il tool di BI, io intendo, pensate a Tableau per dire, no? Quindi un tool o SAS Visual Analytics o piuttosto SAP Business Object, cioè tool che nell'enterprise si usano parecchio, gli utenti li usano per avere i report e le dashboard. Devono vedere i dati. Noi abbiamo un problema che questo non sia una buca dove finiscono i dati, l'utente dice adesso li vedo meno di prima. Allora, quindi, una delle sfide che abbiamo in questo momento con l'architettura simile è che quando i dati fanno tutti i canali che devono e arrivano sulla parte persistente, Hive, Hadoop, eccetera, poi abbiamo gli streaming real time che funzionano molto bene, anche senza persistere. L'uscita. L'uscita invece verso i tool di business intelligence, reportistica e data visualization. Fanno fatica a dare buoni risultati. Perché? Uno, perché i connettori non sono così standard e maturi. ODBC, JDBC, Hive, a volte, sicurezza, Kerberos, eccetera. Due, perché effettivamente le performance e il parallelismo che forniscono questi motori non sono adeguati. Assolutamente no. E quindi ci troviamo col tema, allora, chi ha per esempio chi ha Cloudera, va con Impala, però non è che ride tutto il giorno anche con Impala. E chi ha Hortonworks, no, perché effettivamente va un po' di più. Va di più, sì. Anche in termini di utenti contemporanei. Sì, quello sì. Però diciamo rispetto a un mondo tradizionale. Non c'è. Ecco, poi quando vai su Hortonworks, che è l'altra grossa distribuzione, per puro caso, quella, effettivamente stanno introducendo dei sistemi, degli OLAP, tipo Druid, però per autogestion, cioè dato lo porti fuori su un sistema adatto a fare BI. Sì. Ecco, su questo della BI effettivamente, ecco, una cosa che volevo porre rispetto a quello che dici tu, noi ci fermiamo qua, avremmo bisogno, magari mi sbaglio, però avremmo bisogno di fare uno step in più in queste piattaforme, nel senso l'esposizione del dato. Sì. E lì però diciamo non è una questione di architettura, ma è una questione di tool, nel senso che Hive è un sistema di data warehousing batch. Sì. Non puoi usarlo per fare business intelligence, cioè è proprio uno strumento che non esiste. Impala un po' meglio, però c'è, diciamo, sopra i 20 utenti in contemporanea inizia a fare fatica, eccetera, eccetera. Ma scusami, il problema sempre completa ignoranza. Perché? Qual è? Che in un sistema distribuito hai bisogno di un sistema distribuito senza indici. Quindi le basi dati raw non hanno nessun tipo di indice, quindi le query sono tutte full scan, che da una parte è bene perché il sistema è semplice, puoi fare quello che vuoi, ti permette di sfruttare il fatto di avere un ambiente molto potente, perché magari hai 10 macchine in un cluster, carrozzate, eccetera, quindi il full scan magari non è neanche troppo un problema, ma nel momento in cui fai tanto full scan, la concorrenza degli utenti è un problema, perché testine del disco poi sono quelle, cioè se sta usando un processo in full scan non lo può usare anche un altro. Se fosse SSD? SSD migliora, ma qui parliamo di infrastrutture dove vai a lavorare su centinaia di tera, no? Quindi costruire un cluster con full SSD
ti costa un fracello. Quindi cosa succede? Normalmente su RAW se stai magari con processi decimali e butti su dei Postgres. E... Tante volte l'ultimo layer del data warehouse, del data lake, che non lo vogliamo chiamare, tante volte è fuori. Quella roba lì serve per aggreghi e fai della roba aggregata che serve per fare via. Cioè data replication, cioè li replichi da un'altra parte. Ma tante volte quando si costruisce un posti. L'elaborato. L'aggregato. Sì, cioè, allora, per parlare di layer o altre cose, non ti serve avere un database veloce. Prendi tutti i dati, qualche po'. Ma poi tu i dati non li puoi spostare. Se parliamo di magari 100 tera, a te servono 10 giga di quei 100 tera. Fai in modo che la query di Hive ti tiri fuori quei 10 giga e li butti in un Postgres e poi ci fai sopra con... Sì, spesso diciamo, quando si fa data warehousing su mondo big data, L0 e L1 stanno su Hadoop e spesso L2 e L3 invece vanno in Mart, poi va a finire su un sistema esterno e lì si attacca la BI. Adesso una delle cose che sto discutendo anche con Paolo è c'è un nuovo tool che si chiama Drenio, che fa un uso smodato, diciamo, del computing in memory. Quindi un data virtualization, un sistema di data virtualization che fa molta leva sulla RAM che effettivamente hai a disposizione e che pare porti grossi benefici sia in termini di performance che in termini di utenti concorrenti, quindi parliamo però 100 utenti concorrenti o giù di là. Non sarà mai il Tableau di migliaia di utenti concorrenti, che per costruzione fa un altro tipo di mestiere, no? Sì, sì, quindi il discorso è se vai sui dati RAW ci sono troppi dati e devi andarli a cercare, impieghi un sacco di tempo, se no devi disaccoppiare, filtrare i dati, metterli in un qualcosa di più piccolo, sì, aggredi, però ovviamente non è più real time, hai questo step. C'è uno step, esatto. Però comunque la parte di real time ce l'hai sotto, se metti su index e Elasticsearch puoi metterci un Kibana sopra e farti... Sì, noi ce l'abbiamo integrato. Hai il key value su cui più o meno se usi Cassandra qualcosa si puoi fare, tanto avrai tutto le normalizzazioni. Sì, qua denormalizzi, diciamo, l'accesso online, ma anche diciamo semi-analitico finché ti basta l'analytics che ti dà un Elasticsearch o un Solar, che non è una roba spaziale, però finché ti basta quello te lo gestisci molto bene. Quando devi andare sull'analitico pesante, diciamo, sei limitato dai tool che ti mettono a disposizione. Quindi, questi sistemi. Per fare un esempio, è facile dire quanti incidenti ci sono stati, tornando al caso delle automobili, in un giorno. Se tu cominci a chiedere quanti incidenti ci sono stati di guidatori maschi compresi tra i 25 e i 30 con macchine di potenza superiore a... Sì, questo è dei joinati, tipo un ambiente distribuito, quello che ammazza le performance sono le join e il sorting. Qualunque operazione di sorting in ambiente distribuito è un problema. Cioè, voglio sapere i top 5 secondo una qualche metrica, e come faccio? Ogni nodo computa il suo pezzo, ogni nodo si fa il suo top 5 e poi devo mettere insieme i top 5 di tutti. Ma non so io. Non so tutti i top 5. Non è detto che sia. Esatto. Tra l'altro è una tematica standard. Avete visto per caso il database di Facebook che si chiama Presto? Presto è un altro layer SQL on top di Hadoop. Non mi risulta che abbia prestazioni migliori di Impala, anzi più basse. Meglio di Hive, ma peggio di Impala. Magari come utente concorrente se la gioca, non l'ho mai usato. Anche perché è proprio un pezzo fuori dalle distribuzioni standard. Quello che potrebbe cambiare abbastanza radicalmente è l'inserimento in Hortonworks di Druid, che è un sistema OLAP molto sofisticato, dove tutto è indicizzato, che però non è molto diverso da fare l'ultimo miglio fuori, nel senso che... Ecco, però, diciamo, prima si è citato Postgres, no? Che è una cosa che stiamo facendo.
Quindi una volta che hai il famoso aggregato chiamato datamart, utile a chi deve fare BI, glielo puoi mettere dove lui lo può usare, Postgres. Effettivamente però ci troviamo un sistema dove la security manager, la resource manager, la availability è tutto fuori. Tutto fuori. Tutto sto cluster, poi metto su un Postgres che è tutto fuori. In alcuni casi va bene, però è un sacrificio, no? La strada allora è Druid come Dremio, o meglio, Data Virtualization o OLAP, hanno, hanno il vantaggio di girare, di essere gestibili, penso, spero, a livello di resource management del cluster. Quindi se definisco la sicurezza e il source, almeno questa è la promessa che Hortonworks fa. Come, e anche come distribuzione. Tutto sì, come resource management. Il resource management non ce la fa. No, perché ecco, questo sarebbe però l'obiettivo, perché? Perché? È l'integrazione, l'evoluzione dell'integrazione all'interno di Yarn. È il problema che Yarn è il cuore di questi sistemi Hadoop e fa da resource management di cluster distribuiti. Ci interessa valutare quando questi tool sono all'altezza di essere gestiti realmente da Yarn e dal sistema distribuito di Hadoop. Che se no tu fai distribuisci, poi per fruire ti trovi a fare ad andare su dei single point esterni, dove la sicurezza e il resource management sono di nuovo come 20 anni fa. Allora, è come non avere l'infrastruttura, tra l'altro. Non riesci a sfruttare l'infrastruttura, 100 processori, 3.000 giga di RAM, e non usi niente. Quindi, non puoi fare un forte del genere. Quindi, quando introduci un sistema, un layer di caching in memory o di OLAP exposition dei dati, vorresti, io parlo un po' come cliente, vorresti poterlo fare nel cluster che hai con la sicurezza che hai definito, la sicurezza è il problema numero uno del data manager oggi come oggi, dei sistemi di sicurezza che hai messo in piedi e anche del modo che hai di allocare le risorse. Ci sono temi molto complessi, cioè tu hai multiprogetto una piattaforma così, qui tu le code che citava, le code di analytics, hai tutte delle priorità. È per questo che dico che... Quindi lì devi gestirla allo stesso modo. Certo, ma è per questo che dico, tu hai praticamente il sistema che fa il lavoro pesante nello sgabuzzino e funziona e bene. Funziona. Sì, funziona la bene. Parte di sicurezza di poi chi va a fruire quei dati lì, magari non devi averla in quel sistema che c'è nello sgabuzzino, come dici tu, la porti fuori, la metti in Postgres e poi è lì che fai la parte di sicurezza. Ma no, perché? No, non funziona. Ma perché no? No, perché io devo poter gestire le policy di sicurezza già dentro quello che è nello sgabuzzino. Perché per esempio chi trova i modelli giusti lo deve fare a priori, andando nello sgabuzzino e lavorando direttamente nello sgabuzzino, deve trovare i modelli. Quei modelli lì sono centinaia. Devi capire, modelli di analitici, di machine learning, sono tanti. Il data scientist cosa fa? Entra nello sgabuzzino e deve trovare un modello che funzioni. Trovare un modello che funzioni non lo fa in realtà. E farlo prima. Quindi devi avere ambiti, sicurezza, crittografia, visibilità del dato, devi aver definito già tutta una serie di policy dall'entrata a quando ci accedi per trovare quali sono i modelli giusti e poi anche a livello di fruizione per avere che un'organizzazione tabellare sia già 3 data science che lavorano di là e 5 che inviano i dati di qua, siano gli stessi che fluiscono magari con un'organizzazione come Tenet. Te la spingo ancora uno scalino così capisco meglio, però l'accessibilità che deve avere il data scientist che magari guarda n clienti diversi e quindi ha in qualche modo è una persona fidata perché dice io devo guardare i dati della compagnia di assicurazione A, sì. B e C e D e non mi deve interessare, cioè devo essere super partner perché non devo fare un modello per una che funziona diversamente da quello degli altri per favorirne una o piuttosto che l'altra, quindi quello è un livello di sicurezza. Chi poi in realtà io sono l'utente dell'assicurazione A e voglio vedere i miei dati è un altro realm di sicurezza. No, diciamo. Per esempio il data masking dinamico per la pseudo anonymization della sanità, io devo farli dentro, no? Devo, sì. Dentro il sistema Hadoop, no? Io quando esco in Postgres, questa anonimizzazione dinamica in base all'utente, questa visibilità delle colonne in base all'utente, devo avere un registro di utenti condivisi e delle policy che sono le stesse dentro e fuori. Oppure mi trovo a replicare cose. Quindi io ho delle policy di sicurezza di accesso e visibilità del dato molto sofisticate
che definisco dentro Hadoop, perché il data scientist che può andare dappertutto non esiste. Okay. Nessuna azienda te lo fa fare. Quindi il data scientist o lavora sui sample a casa sua, oppure quando viene lì, cioè lui ha un ruolo tra dettagli dentro quell'azienda, tra dettagli dentro quel data center tra dettagli, che se no non tornarci, perché i dati hanno una responsabilità. Perché lui è sviluppatore, allora li vede tutti. Però qua, questo non funziona neanche nei gestionari ormai, eh? Non è che lo sviluppatore in gestionario vede tutti i dati, poi in produzione lui non c'è. Cioè, c'è tutto un problema di visibilità del dato, accesso al dato, per chi deve trovare quali sono per esempio i modelli analitici, ma anche per chi deve fare data exploration. Cioè deve capire quali dati ci sono dentro di interesse, per dire, no? Che non è chi si trova al tool DBI alla fine. Quindi ci sono vari ruoli. C'è anche il data officer, per capire cosa fare, che vuol dire. Una volta che però, adesso senza metterci a parlare di processi, una volta che hai definito le regole di visibilità dei dati, quali colonne vede chi, quali record vede chi, ci sono anche sistemi che permettono di definire i record, che tu vedi e io non vedo, nella sanità li vogliamo usare. Come offuschi certi campi per qualcuno e come non li offuschi per qualcun altro, molto utile. E se no perdi informazione su fuschi in maniera persistente. Queste regole sono il cuore del sistema di business, cioè non sono un livello di protezione perimetrale. Queste regole sono il cuore del business, cioè chi vede cosa, quando, come. È una fetta importante del progetto. Quando porto fuori i dati, alcune di queste devo replicare, alcune, non tutte, perché poi ho già fatto un'aggregazione, ho già deciso i casi d'uso, poi alcune le devo replicare. E vorrei avere un monitoraggio centralizzato di tutto, sì. Perché sono responsabile della filiera, dell'A alla Z. Allora, se banalizzo e dico porto tutto in Postgres, mi perdo Yarn, Ranger e tutto il resto e devo fare tutto da zero. E quindi cosa dico? Utente tecnico, dove monitori? Ah, non monitoro. Dove ho la lista degli accessi? Ah, non l'ho fatta, devo farmi tutto io. Postgres, mica fa tutto. Sì, un prodotto della CIA, tanto per intenderci, che si chiama API Gateway. Mascheri molto l'accesso e la sicurezza del dato. Beh, per esempio, questo API Gateway assomiglia alla virtualization, no? Non so esattamente. Dipende. Però diciamo, se io mettessi un prodotto come VSO2 che fa da API Gateway, no? Mm-hmm. All'esterno, noi l'abbiamo, esponiamo l'API con VSO2 API Gateway. O riduci tantissimo i ruoli che riconosci, quello che facciamo. Oppure se vuoi dare una granularità di accesso al dato a chi fa BI, quel canale lì non va più bene. Perché? Perché gira fuori dal cluster Hadoop, non capisce le policy che avevamo definito. BI non l'attacchi. No, direi proprio che addirittura non l'attacchi. Infatti lo diamo come canale di fruizione per le app esterne. Appunto. Quello lo metti sopra l'index database, sopra il key value, puoi mettere un layer. È un prodotto che sto iniziando a vedere, per cui non ho idea di quale sia la granularità, però mi sembra che la gestione dei ruoli e degli accessi e la sicurezza al dato, questa viene fatta a dovere. Guarda, in alcuni casi ci sono prodotti che lo fanno benissimo, quello adesso senza poi rigirare, però il problema è che io posso avere una policy management il più centralizzata possibile, perché queste poi posso farle due volte. Questo se evolvono di giorno in giorno, devo saperle monitorare e ne sono responsabile legalmente, con un registro che devo avere in mano. Certo. Quindi, se io ho tre prodotti, MongoDB, Hadoop e VSO2 API Gateway, che abbiamo, a un certo punto devo limitare l'accesso a due e poter gestire policy solo su uno, perché non posso permettermi di andare in giro a mettere toppe e a capire se sto monitorando con lo stesso livello dappertutto. Allora, qui per esempio a livello di gestione delle risorse, cioè abbiamo un sacco di RAM, un sacco di CPU, vogliamo sfruttarlo. Gestione della sicurezza, cioè dovrei rimanere in un contesto di sicurezza omogeneo, in modo per esporre il dato verso la fruizione della BI o delle dashboard, vorrei che stesse dentro, possibilmente, in modo tale da avere le risorse a disposizione e da avere la sicurezza che condivisa. Alcune cose le fa nel tool, per esempio Ranger, che con sicurezza è integrato, mentre magari le risorse no. Altri tool è il contrario, cioè sta crescendo questo sistema. È un need, cioè quello che hai tu, l'accesso al dato, è un need che nel mondo big data è stratosferico. No? Sì. Le community si stanno muovendo, vedi le integrazioni di Druid, vedi Dremio, vedi
tanti altri prodotti di Analytics Accelerator che stanno venendo fuori. Bisogna aspettare che partoriscano qualcosa, di sicuro non è un qualcosa che ci mettiamo a fare noi, no? Perché sono prodotti di un certo spessore, però ce l'hanno tutti quel problema lì dell'accesso al dato, da Unicredit a CSI, insomma. Ok. Quanto abbiamo ancora? Allora, diciamo che fino alle 9 abbiamo, quindi abbiamo tempo di presentarti, salutare lui, se c'è ancora discussione andiamo pure avanti, io non volevo che fosse 8:30. Forse avevamo interrotto lei che aveva fatto un interessante e poi si è aperto ho trovato una risposta, cioè, non mi era chiaro quanto fosse ancora problematico quell'aspetto. In questo momento dove sto lavorando io non c'è dietro un'architettura di questo genere, ma il problema dell'accesso ai dati, delle performance, si pone con un'architettura tradizionale, quindi mi chiedevo quanto questo tipo di architettura riuscisse a supplire quella parte di accesso ai dati. Non è nata per quello, non è ancora, non è ancora arrivata giusto, a quello. Questo nasce, ovviamente funziona benissimo da una avendo da una parte gli input, che so, i sensori di una fabbrica, e dall'altro degli alert predefiniti e non degli utenti di business che hanno ognuno la sua esigenza specifica, per cui ci sono 70 utenti, ci sono magari 100 report per ognuno degli utenti. Questo è assolutamente così, ma il problema delle banche sostanzialmente questo, no? Cioè, dentro il data lake eccetera ci stanno riversando ogni genere sorta di dati, ma poi quando il business vuole accedere, l'owner del cluster tipicamente dice no, non puoi accedere, no. Ti metto io dei servizi ad hoc dove ti faccio accedere dei dati fatti in una certa maniera, eccetera, eccetera. Però la cosa veramente utile sarebbe se l'utente di business potesse fruire del dato, di tutto quello che ha bisogno. Perché dici? Ma perché le dimensioni sono così enormi che mi sembra molto oltre la rocket science. Però pensa su, cioè non lo fa neanche Facebook, dove il tier minimo di storage è nell'ordine dei terabyte. Però HDFS loro lo usano solo sui petabyte. Sì, sì. Perché nel mid stanno sul cluster. Danno al rack il cluster FS e sotto danno poi sistema normale, ma nessuno. Però dal punto di vista business, che so, l'utente del CRM che all'interno di una banca o del reparto marketing vorrebbero fare proposte più ad hoc, no, per i loro utenti, poter andare a scartabellare nei pagamenti delle persone per capire se ci sono dei pattern, delle cose. Costruisce un'altra pipeline di estrazione, di tirare fuori l'aggregato per mettere. Però l'aggregato non è mai, non li rendi mai contenti. Perché vuol fare drill down quando trova qualcosa di interessante. Vuoi vedere, pattern, le cose. Cioè io adesso Facebook è chiaro, è diverso come volumi e noi non ce lo poniamo neanche come obiettivo. Il problema è usare queste infrastrutture che ci sono arrivate gratis da quei grandi player per dati che non sono neanche un milionesimo di quelli lì. Se vale la pena. Queste qua sono nate per fare data analytics, quindi job batch che aggregano, analizzano, oppure i data scientists che sono 3 cristiani, 5 cristiani che fanno tutto quello che vogliono, si divertono col dato granulare fino al millisecondo. Il problema è che poi adesso l'utente di business inizia a voler accedere a quel patrimonio informativo, perché è un patrimonio informativo della banca, per cui sono stati spesi dei soldi e le unità di business magari hanno anche contribuito a pagare l'infrastruttura, perché poi gli avevano promesso che avrebbero estratto chissà che cosa. Io ci vogliono pure accedere. Si può fare, sì. L'Hadoop as a service è una realtà ormai. Adesso gli andiamo a guardare.
Sì, per esempio di recente il sistema informativo delle scuole dell'istruzione qua in Piemonte sta decidendo di riversare i dati qua in una struttura simile, dove c'è dentro le graduatorie, le iscrizioni, i pagamenti, la storia degli studenti, eccetera, la distribuzione delle scuole, delle classi, così. I dati non sono big, figuriamoci, però iniziano ad essere tanti, no? È decisionale lo si può fare qua. Dato che sta dando ottimi risultati sul fronte analitico, anche sui join, quindi riusciamo ad andare su 3-4 anni di analisi dove con un anno esplodevamo su Oracle, quindi ci sta dando risultati enormi, di vantaggi su cose che non sapevamo fare prima. Però dice, vabbè, io metto dentro i dati così finalmente calcolo delle graduatorie, anche in realtà in quale riesco a farlo. Poi ci hanno già chiesto, ma una volta che ho messo lì i dati, caso d'uso, calcolo graduatorie e streaming in realtà per rispondere in fretta. Poi, chiaramente, una volta che ho una contestazione, un problema, comunque devo andare a vedere come mai c'è un certo problema che io vedo che esce dalla norma o dalle regole, voglio andare a guardarlo. Chiaramente il business dice che deve avere la possibilità di andare a vederlo. O gli dico ti duplico il dato, si può fare sempre. O gli dico no, l'ho messo lì e ci puoi fare anche quello. A me piacerebbe dire la seconda. L'ho messo lì e ci puoi fare anche quello. Per adesso gli dico, basta che me lo dici, ti parcheggio quello che vuoi dove vuoi. Però non è contento. Uno, perché a volte ci metto un po' a parcheggiarglielo da un'altra parte. In CSI, come sappiamo, siamo efficientissimi, però a volte ci mettiamo un po'. E dall'altra parte succede che non è detto che ho capito esattamente quanti dati servivano. Dici, ma quello là non me l'hai messo. Si va avanti poi dopo così, sulle mail tutti i giorni. Quello là non me l'hai messo. Io fossi il business non mi piacerebbe, lo dico onestamente, non sono mai stato business, no? Però mi metto dalla parte di chi in n casi ci sta chiedendo questo e mi rendo conto che dall'altra parte direi no, se voglio fare exploration e drill down non posso chiamarti tutte le volte. Però devi anche avere un livello per poter fare questa cosa qua, andare a vedere dov'è che ci sono le anomalie, andare a fare il drill down delle anomalie, che non so quanta gente che vorrebbe fruire di queste cose ha gli skill per fare una roba del genere. Ma guarda, quando diciamo business, la competenza sul dato ce l'ha. La query SQL sì, la sparano. Ce la vedono, la vedono, la vedono. Ce l'hanno magari come blocco mentale, come dire, cioè loro hanno idea di che cosa significa una graduatoria, non tanto cioè, come viene gestito. No, certo, cioè, però rispetto ai sistemi classici basati su SQL, dove tu puoi anche, cioè il manager magari è quasi un DBA e ti spara fuori l'SQL per andare a pescarsi i dati, qui non è più così, cioè la struttura di questi dati qua, o tu sei molto intimo con come vengono strutturati i dati e come vengono salvati, oppure andare a fare il drill down. Però sulla parte raw l'SQL ce l'hai, quindi loro si aspettano che risponda in una certa maniera. SQL ce l'hai perché gli hai fatto un piacere esporlo così, perché sennò quei dati raw lì non sono relazionali, sono dei no, file. No, non sono relazionali, ma sono ci metti solo un driver che funzionicchia, che circa quasi. Noi glieli mettiamo a disposizione anche in formato tabellare come progettualità. Il problema è che quando glieli mettiamo a disposizione in formato tabellare, in quantità omogenea all'entrata, quindi 1000 entrano, 1000 glieli mettiamo in formato tabellare. Il problema è che dopo ci sappiamo accedere noi in due e non in business in 1000. Quindi o ci chiedono di portarli da un'altra parte, cosa che facciamo, o ci chiedono di fare il report a noi, cosa che facciamo. Perché poi, scusami, anche solo per chiudere, questa cosa qua sui dati tabellari così, però non è che posso dire, ah no, voglio fare un indice su questa colonna qua, perché ovviamente... No, sono tutte basi cioè, dati. Sembra RDBMS. Però, no, è, sì, esatto. Non è relazionale, è tabellare. Cioè la tua bella interfaccia SQL, anzi la join se la vuoi la fai. Certo, certo. Fai la join perché magari ti servono proprio i dati lì, dal punto di vista SQL dici ah la risolvo, faccio la join, lanci la join, non ne vieni a capo perché ci mette una vita, a quel punto chiami il DBA e dici mettimi l'indice e il DBA ti dice picche. Sì, il DBA fa tutto, ma c'è hanno il telefono di DBA che va direttamente su DevNull, suona con... No, no, il DBA come figura professionale non esiste. Questo stack qua no. E per le altre aziende che lavorate così, il DBA rispetto a questi stack qua non lo... Non c'è nessuno.
No, però c'è un nuovo di c'è l'amministratore di sistema che amministra la piattaforma. Una piattaforma. Però c'è un nuovo DBA che non è relazionale, ma è conosce e non c'è niente. È il non DBA. Non ho il DBA, fa tutto il resto meno il DBA. C'è il NoSQL, c'è lo sviluppatore che va fino giù, poi i key value, qua, vabbè, i key value sono proprio un esempio classico in cui lo sa lo sviluppatore come la strutturata eccetera, non esiste questa figura del DBA, no? Sull'index data deve essere uno vuole essere, insomma, qualcosa in più si può fare, però sul key value proprio una roba applicativa, per cui costruisci l'applicazione on top del key value e basta, chiunque altro vuole accedere con un'altra modalità, non c'è. Sì, vi posso fare una domanda così, forse non so quanto sia il tema, nel senso, quando è stato costruito questo progetto, vabbè, una serie di tecnologie erano già presenti, le avete aggregate, le avete messe, avete costruito la vostra architettura. Su come è stato costruito? Cioè avete lavorato su dei server dove avete installato, che ne so, Kafka, e poi avete iniziato a simulare dei dati in input, e per cui avete visto che veniva popolato il database, poi Spark l'avete messo da un'altra macchina, stanno insieme sullo stesso server, sono tutti su macchine sullo stesso layer, no. Tutti sullo stesso layer. Allora, noi abbiamo un cluster interno di 8 macchine con Cloudera, e tendenzialmente ogni macchina ha un'istanza di tutti i componenti, a parte Kafka che ne ha bisogno di molti meno, però c'è, su ogni macchina c'è l'istanza di HBase, l'istanza del data node di HDFS, l'istanza di Spark eccetera eccetera, anche perché questi sistemi quando fanno processing sfruttano quella che si chiama data locality, no? Quindi il nodo X elabora i dati del nodo X. Se i dati fossero su un'altra macchina, prima te li devi trasferire su network e poi li processi. Invece prima c'è la parte di processamento con data locality e poi nel caso di join, sorting eccetera eccetera c'è la fase di scambio dei dati tra i vari nodi, perché se poi bisogna ricostruire una figura complessiva del dato hai bisogno di scambiare di andare su metro. Però tutte le macchine hanno tutte le componenti, poi questo se fai l'installer avanti di Cloudera viene fuori così. Poi se vuoi fare configurazioni sofisticate per separare i workload eccetera puoi inventarti E quando nei data source, ad esempio, volete catturare il traffico, che ne so, HTTP di più una sorgente, dovete fare delle attività su Kafka e su tutto il resto per poter dire vado a piazzare queste informazioni? Cioè, se no, la sorgente dovesse cambiare, dovesse diventare, che ne so, appunto, adesso dall'assicurazione di una banca dovesse diventare appunto un'industria, dove alcuni sensori sono del macchine utensi, una linea robotizzata, tanto per intenderci. Noi di fatto cambia poi? Cioè, per cambiare la tecnologia con cui interagiamo andiamo a lavorare su questi componenti, da producer, e di fatto usando Camel o Knifey i connettori sono già tutti fatti, nel senso Camel c'è una lista così di connettori HTTP, TCP, AMQ, quello che vuoi, prendi e ti attacchi, è una riga di configurazione nella RAW. Poi sicuramente c'è un pezzo di codice per mapparsi sullo schema. Una cosa che non ho detto è che a livello di configurazione noi definiamo, insieme al pipe graph, definiamo anche i data store e gli schemi su Kafka, è tutto schema based, per quanto su Kafka volendo potresti essere molto schemaless, noi usiamo Avro come meccanismo di serializzazione, quindi è tutto schema based e abbiamo un repository con tutti gli schema, quindi lo schema di Kafka, lo schema di Elasticsearch, lo schema di Solr, eccetera. Quando viene creato un nuovo pipe graph e lo si fa partire,
c'è una parte di preparazione che va a vedere su tutti i sottosistemi coinvolti nel pile graph se quegli schema esistono o meno. Se non esistono, te li crea o te li aggiorna. Quindi non devi andare tu a inserire dentro Kafka lo schema, a creare il topic, fa tutto WASP sulla base di quello che hai configurato. È chiaro che quali campi deve indicizzare su Elastic, glielo devi dire, insomma, non se l'inventa. Però la parte di amministrazione, creo il topic, creo l'indice, cancello, eccetera, se la smazza lui. E, molto figo. E, invece è una domanda che, al di fuori da questo, risposte alla community, visto che siete su GitHub, avete zero. Ad un certo punto si erano trippati due di SIA, che era una grossa azienda di Milano, che abbiamo fatto un progetto con WASP, eccetera, bello, adesso contribuiamo. Non ho mai visto. No, la risposta della community... Ma cioè, qual è la parte open source? Tutto? Oppure tutto tipo, quindi dashboard, eccetera, eccetera? Allora, la dashboard in questo momento non è open source, ma semplicemente perché... errore di gioventù, abbiamo usato un template grafico che non è compatibile con il rilascio open source, e quindi la dashboard non la possiamo rilasciare su GitHub, però chi vuole usare WASP poi l'abbiamo, perché è comodo. Però no, è full open source. Da quanto tempo siete su GitHub? Da un anno, quindi 2 anni ce lo siamo sviluppati. Un annetto siamo su GitHub, abbiamo provato conferenze, eccetera, ma effettivamente in Italia non c'è. Siete di Torino? Siamo di Torino e Milano, non di sé. Dovete assumere un tecnico all'angelo e scrivere in giro. Sì. Non avere il tempo. Un nome? Uso giurire un nome. In planificativo? Quant'è la porzione di codice in scala e quanto in Java e quanto in... Tutto scala. Tutto scala, eh? Tutto scala, tutto H. Va bene. Grazie. Grazie mille.